si alza il tono dello scontro in città su dove costruire il nuovo ospedale di Teramo. L'idea dell'ASL è quella di localizzare il moderno nosocomio per acuti a Piano d'Accio e utilizzare il vecchio Mazzini come sede di uffici e ambulatori. Insorge il Comitato dei Quartieri Cittadini, che reputano la decisione urbanisticamente illegittima e troppo dispendiosa, e decidono di segnalare la vicenda alla Cassa Depositi e Prestiti e all'ANAC. Questa nota l'ha trasmessa per segnalare ancora una volta ancora alcune piccole incongruenze che potrebbero proprio inficiare la procedura. Ora, inficiare una procedura la cui valenza economica è molto alta potrebbe rappresentare anche un danno per la società e per la collettività da un punto di vista economico. Noi siamo comunque, abbiamo apprezzato che è nato un comitato pro ospedale nuovo, e ci teniamo a ribadire che noi siamo per un nuovo ospedale. Abbiamo semplicemente ritenuto che forse le aree su cui allocare questo nuovo ospedale potessero essere quelle già sanitarie destinate. Punto. Al grido fermiamoli, i rappresentanti del comitato spiegano le proprie ragioni, ribadendo comunque la volontà alla realizzazione di un nuovo ospedale, sfruttando però l'attuale area di Villa Mosca. Acquisire ulteriori terreni sarebbe, secondo loro, uno spreco di denaro pubblico. Perché siete favorevoli a far restare l'ospedale a Villa Mosca? In fondo, voglio dire, creare un nuovo ospedale in un altro sito sembrerebbe la cosa migliore. Sì, è semplice, guarda. Ci sono voluti tanti anni per redigere il piano regolatore generale della città come variante, e nel 2014 è avvenuta la approvazione definitiva. Quindi significa che se nel 2017 si è incominciato a mettere in discussione il piano regolatore della città su alcuni punti strategici della città, il piano è sbagliato. Quindi noi abbiamo buttato i soldi. In questo preciso momento le uniche aree ospedaliere sono quelle di proprietà dell'ASL, le altre sono private e sono soggette ad eventuali modifiche a piano regolatore, con dei vincoli. La ASL ha già tanti contenitori vuoti su Teramo e le promesse sono state tante in relazione al riutilizzo. Noi non crediamo che ci sia un riutilizzo per un motivo semplice, perché la ASL di Teramo attualmente ha un bilancio in negativo per diversi decine e decine di milioni dovute alla gestione. E se c'è una crisi di bilancio, non è che si possono aggiungere a questi altri costi, gestire altri ospedali,